Cari amici, buongiorno. È una magnifica giornata di sole e siamo venuti in un luogo meraviglioso. Sembra quasi un paradiso terrestre dove l'abbondanza la, delle piante manifesta proprio questa grande provvidenza di Dio, questo suo sovrabbondare nelle cose buone che ha dato agli uomini e siamo qui vicino a un magnifico albero di nespolo, è il nespolo che produce tantissime nespole e vi assicuro che sono veramente succose, veramente buone. E questo, poi accanto a, questi, a questa nespole ci sono anche tanti alberi di arance. E vediamo che ecco, la caratteristica dell'albero delle arance è che eh, non soltanto hanno già i frutti pronti, ma già hanno, hanno avuto i fiori e già rincominciano eh, i nuovi frutti a crescere. Quindi c'è una produzione continua di vitamina per l'uomo, per le persone. E... Sembra quasi che sia un, po una, un ambiente un po' forestico, un po' non, non ben coltivato, però tutta questa natura aiuta a far crescere queste piante, le tiene nel fresco perché questa è una zona di mare e quindi ha bisogno la, la terra di essere coperta anche dall'erba. Per questo pensiamo che qualsiasi cosa noi troviamo, qualsiasi arbusto o erba, anche i rovi, sono utili, sono necessari perché eh, le, le piante buone crescano e crescano bene, che ci diano dei buoni frutti. Ecco questa caratteristica anche di quest'albero che vediamo che è pieno di frutti, veramente a grappoli, che offre anche con questo colore magnifico, offre il suo frutto per essere, per essere di nutrimento a noi. Ecco da questo credo che come sempre vogliamo lodare il Signore per questa sua sovrabbondante eh, generosità e vogliamo avvicinarci ancora di più, andare verso ecco, uno sguardo eh, al fondo di questa valle dove possiamo ammirare un altro paesaggio, qualche cosa di magnifico. Allora, volevo dirti, poi parlando della vitamina C, tu sai, la fortuna di queste arance di Rodi il passato, e il perché di tutti questi agrumeti, era legata al fatto che loro rifornivano i bastimenti che andavano nelle Americhe. Sì. Allora, la... la i viaggi erano lunghi, quindi si restava senza vitamina C e veniva lo sgorbuto. Le arance erano preziose perché erano una fonte di vitamina C e in particolare l'arancia di Rodi era un'arancia che maturava tardi ma si conservava benissimo perché non va a male, è un'arancia che è raccolta, e stivata dura anche mesi, per cui le compagnie le sì, compagnie sì. di navigazione eh, cercavano queste forniture di, di arancia, in particolare quelle del Gargano, perché erano particolarmente pregiate. Venivano raccolte tardivamente dopo che già il mercato siciliano, il mercato arabo, aveva soddisfatto i, mh, le precedenti forniture, e quando ormai scemava il prodotto dai fornitori eh, siciliani subentrava il prodotto del Gargano, eh. in particolare quello di Rodi, che continuava fino ad agosto-settembre, perché la caratteristica di queste arance è che si fa fatica a capire quelle che sono dell'anno prima e quelle che sono le nuove, eh, esatto. perché gli alberi producono sempre. Sullo stesso albero ci sono dei fiori di diverse di producono tutto l'anno. Uh -huh quindi la fortuna eh, di, questo, eh, di questi agrumeti era proprio quella di poter fornire un prodotto di qualità in quanto si conservava molto bene è un prodotto eh, di eh, qualità anche perché era particolarmente eh, mh, diciamo ricco di vitamina mm. C e eh, tutto questo è durato sino a circa gli anni 20-30 quando ci fu una gelata per due anni consecutivi che distrusse questi agrumeti e purtroppo fece uscire dal mercato l'arancio di... di Rodi. No. Poi i mezzi di trasporto sono diventati più veloci, non c'erano più i velieri ma c'erano le navi a vapore, quindi erano più veloci, poi non sono subentrati gli aeroplani, per cui quella fetta di mercato che era proprio il rifornimento dei bastimenti che affrontavano dei viaggi lunghi mesi è venuta sempre mancare. a mancare ed è rimasto diciamo, un territorio sì ricco di agrumi però eh, non più un commercio, un'attività florida come lo è stato fra fine 800 e primi anni del novecento Cari amici di Teleradio Padre Pio ci siamo spostati in questa bellissima azienda agricola della famiglia Ricucci eh, per farvi vedere questo splendore di, di frutti che ci sono qui, sono ehm, le arance tipiche del Gargano. Infatti siamo proprio al centro di quella che è stata definita l'oasi agrumaria del Parco Nazionale del Gargano. Perché oasi agrumaria? Perché in questi tre comuni, Ischitella, Rodi e Vico, Ehm, che hanno avuto anche l'IGP da, da qualche anno, quindi indicazione eh, geografica protetta, eh, c'è la produzione di questo particolare eh, agrume ehm, che ha una storia vera e propria, così come il, il limone femminello del gargano, eh, sono dei, dei frutti veramente particolari che vengono prodotti solo in questi tre comuni. Siamo qui con Michele Michele Ricucci, che ci dirà un po' la storia della sua azienda e il perché della produzione di queste arance. Michele, allora cosa, cosa ci puoi dire su queste bellissime piante, su, queste, su questi frutti? Sì, questi frutti, come dicevamo, sono antichissimi e soprattutto hanno una storia importante che, diciamo, ci porta alla fine del 1800 quando la mia famiglia, insieme ad altre famiglie erodiane, inizia ad esportare in tutto il mondo questi agrumi. Sono infatti presenti alla fine del 1800 su tutti i mercati più importanti europei e in alcuni anni sono arrivate anche sulle coste americane. Qui ci troviamo in questo giardino dove coltiviamo l'arancia biondo comune, detta anche arancia tardiva, e l'arancia uh, duretta. È una varietà invernale che matura appunto nel periodo di dicembre e gennaio. La particolarità della bionda dicevamo è proprio di una maturazione tardiva, infatti, eh, in che periodo la, la si raccoglie? Sì, l'arancia bionda si raccoglie dal periodo che va da marzo e la maturazione vera e propria ce la vuoi nel mese di aprile. E in, questo era importante perché all'epoca, in questo periodo appunto del, dell'anno c'erano arance quindi mature solo sul gargano e in tutto il mondo quindi non c'erano arance mature quindi questa arancia all'epoca fece la fortuna degli agrumicoltori garganici che con questi agrumi appunto fecero un vero e proprio successo all'epoca um, leggevo che eh, per avere l'IGP la commissione parlamentare dell'agricoltura Ehm, ha fatto proprio forza sulla, ehm, sulla raccolta di, di carte, di, di veline che c'erano perché venivano commercializzate queste arance, eh, a volte ognuna in una velina. Che poi cercheremo anche di, di vedere. Eh, Michele ci, ci farà anche vedere queste veline e quindi. Questa enorme raccolta ha fatto sì che la Commissione parlamentare decidesse veramente di dare l'IGP anche a, a, questa, a questo frutto. Sì, esatto. Infatti queste arance hanno proprio da disciplinare IGP, quindi l'arancia bionda, il, come, diciamo, epoca di maturazione il 15 di aprile, proprio da disciplinare l'IGP. Quindi noi iniziamo a commercializzare l'arancia bionda IGP dal 15 di aprile. Uh, logicamente questi agrumi all'epoca venivano tutti quanti incartati a mano venivano calibrati a mano e la mia famiglia all'epoca in uno dei magazzini storici qui di Rodica Organico aveva circa 100 donne a fare questo tanto. lavoro logicamente le donne perché? perché avevano delle mani più delicate e riuscivano a incartare uno a uno questi frutti per non rovinare le veline quindi è stata una, um, la raccolta e la, la coltivazione dell'arancio è stata una cosa molto importante per l'economia di questi paesi. Giusto? Sicuramente sì, pensate che all'epoca, solamente con gli agrumi, c'erano tantissime famiglie in, impegnate in questi lavori. Circa tante, tante appunto, donne venivano appunto da Ischitella, che era un comune più interno e non sul mare, e quindi pure loro beneficiavano di, questo, di questi agrumi e di questo lavoro. Già che siamo qua? Abbiamo due piante diverse una dall'altra. Facciamo vedere la differenza fra la duretta, che è quella all'arancia eh, che sta è in maturazione, quindi esatto. può essere raccolta. E ce l'abbiamo qui. Sì. Eh, una, la buccia è proprio bella liscia, sì. liscia e sottile. La differenza lice. invece della, della bionda, che è un'arancia già con un calibro più importante, è una buccia mm. più rugosa e poi c'è anche una differenza interna. Mm. L'arancia duretta ha pochissimi semi all'interno, è quasi priva di semi, mentre l'arancia bionda ha una quantità enorme di, di semi al, all'interno. Ok, allora ci siamo spostati nel limoneto, sempre dell'azienda agricola Ricucci, eh, per vedere quest'altra eh, grande specialità del gargano, il limone femminello. Eh, cosa ci puoi dire di questo Michele? Sì, questi limoni sono importanti perché appunto appena raccolti hanno molto profumo e la boccia quindi è ricca proprio di oli essenziali diciamo che si presta bene anche quindi per la trasformazione marmellate anche per fare il limoncello no? certo con per... gli oli essenziali che sì, ha sì. viene un limoncello eccezionale un'altra particolarità che si può raccogliere durante tutto l'anno sì giusto? sì certo infatti sulla pianta è sempre presente a diverse maturazioni infatti non so sulle piante potete vedere già il frutto maturo o anche il frutto ancora verde ancora, verde ancora piccolino, piccolino e quindi produce sempre appunto questo nome femminello proprio per indicare una, una femmina quindi c'è cioè sempre produttiva sempre produttiva benissimo grazie ecco cari amici siamo tornati qui a Rodi e ci siamo fermati proprio in un una piccola stradetta così all'interno di una cultura di, di arance no? e ci siamo fermati vicino a quest'albero proprio perché vedete so, è veramente carico, carico di frutti che stanno qui e aspettano di essere raccolti e di essere mangiati per il nostro benessere è e certo. quindi diciamo, chiediamo a Giuseppe, il nostro caro dottore di dirci qualche cosa su la qualità sulla bontà di queste, questo frutto e che cosa apporta alla nostra salute certo certo Ebbè, noi quando pensiamo agli agrumi pensiamo subito alla vitamina c è esatto. vero che sono ricchi di tanti altri eh, hanno tante altre proprietà la ricchezza in polifenoli eccetera ne parliamo sempre quindi come effetto antistirante però è la vitamina c che contraddistingue un po' questo frutto sia che sia il limone che sia che sia l'arancia e effettivamente sappiamo che la vitamina c è molto importante ed è stata molto importante per combattere quella che in passato era una vera e propria piaga specialmente per i marinai o per le persone che vivevano in ambienti lontani e diciamo per potersi approvvigionare di frutta fresca ed era lo scorbuto. Sappiamo che intere flotte, e spesso anche quella di Mangellano, venivano decimate per via di questa patologia e solo tardivamente si è riuscita a capire che la causa della morte dei marinai era legata alla carenza di vitamina C. Quindi sarebbe bastato poco rifornire di frutta fresca, in particolare di arance e agrumi che si conservano a lungo, per rifornire quindi le cambuse di queste navi per evitare de delle vere e proprie stragi, perché parliamo davvero di flotte che arrivavano a destinazione dopo un anno decimate dai marinai. E in particolare eh, la, le arance di Rodi hanno rivestito, eh, gli agrumi di Rodi, un ruolo molto importante per quanto riguarda l'approvvigionamento eh, delle cambuse, delle flotte. Si parla, si dice, sembra che storicamente sia accertato, che eh, già le repubbliche marinare conoscevano il, la, la, questa proprietà delle arance e si approvvigionavano proprio qui. Eh, arrodi anche de, degli agrumi per eh, appunto evitare una misteriosa malattia. Solamente nel 1800 si è scoperto che appunto eh, l'approvvigionamento la, eh, di vitamina C, anche se poi la vitamina C è stata scoperta proprio negli anni 40, eccetera, era eh, comunque poteva prevenire questa malattia e eh. da allora. La fortuna appunto di Rodi è stata legata anche all'approvvigionamento degli agrumi per le, eh, per no. le società eh, diciamo, che gestivano di navigazione, di navigazione esatto, eh, che eh, appunto erano, eh, affrontavano dei lunghi viaggi attraverso l'Atlantico. Uh -huh. eh, quindi diciamo la vitamina C è sicuramente eh, una, eh, una vitamina importantissima. È una vitamina essenziale. Il nostro organismo non è in grado di sintetizzarla e la deve assumere attraverso la frutta fresca e, in particolare, le arance. Le arance: sì, sì. Ma diciamo che al di là di quello che sta, è servito per eh, i marinai, anche per tutte quelle persone che si allontanavano, diciamo, dalle case, così, però, eh, oggi come oggi. Eh, viene usato molto questo, questi, questo frutto per il benessere. Sì, no? perché anche anche c'è da dire che adesso si verificano delle carenze vitaminiche di ritorno. Diciamo che paradossalmente eh, nel, nella società industriale eh, i cibi cosiddetti spazzatura sono privi di vitamine e molte persone abituate così forse dai dei ritmi un po' forsennati dimenticano di assumere frutta ecco. fresca. Quindi una buona spremuta e ricordiamo, queste sono arance davvero. Speciali per il loro contenuto, per, loro, eh, per le loro proprietà, eh, anche eh, diciamo um, per la loro resistenza non vengono assolutamente trattate con, questo, eh, con ecco. sostanze per anti criptogamici, mm. per cui restano pure, e questo è estremamente importante anche quando le si utilizza per fare il limoncello, l'arancino. Ecco. Sappiamo che non bisogna usare le arance che sono state trattate Rattate. con le cere perché quelle cere vengono disciolte proprio dall'alcol e creano dei limoncelli o limoncini come li si vuol chiamare che potrebbero essere farebbe, meno ma... salutari di quello che può bene, sembrare sì. Grazie. e, e quindi ripeto l'arancia la, è il limone di, del Gargano, di Rodi, Ischitella, Vico e questa è l'Oasi Agrumaria è un'arancia di altissima Qualità e noi lo apprezziamo sempre ogni volta che veniamo perché ne mangiamo qualcuna di genuina. È vero, è vero. Grazie, grazie per tutte queste informazioni. Ecco, e vogliamo sì, ehm, augurarvi che possiate gustare e soprattutto eh, fare buon profitto di questa, questo frutto. Bene. Il dottore Giuseppe, il nostro amico dottore Giuseppe, ci ha parlato dei, delle arance di Rodi che hanno servito di soccorso, sono, sono state un soccorso veramente grande per gli emigranti eh, che dall'Italia andavano negli Stati Uniti. Dobbiamo ricordare che dal 1901 al 1913, quasi 5 milioni di italiani si sono recati in America sono emigrati in America e di questi 5 milioni 3 milioni erano del, del meridione d'Italia e quindi c'è stato questa, questo grande afflusso verso l'America. Sappiamo bene che in quel periodo per andare in America si usavano i transatlantici, no? si, si usavano i bastimenti. I bastimenti che partivano per l'America. In questa situazione si è inserita una Sanda che oggi noi ricordiamo come Santa Francesca Saverio Cabrini. Una Sanda che è nata vicino Lodi e alla fine dell'Ottocento, è stata prima maestro, maestra a Codogno. Ecco, ricordiamo questo luogo che è diventato famoso per questa epidemia, questa pandemia che rovina un po' tutto il mondo, e poi il suo spirito missionario la voleva portare in Cina. E invece grazie al vescovo di Lodi e poi soprattutto a Leone XIII, che ingondrandola gli ha detto la tua Cina sono gli Stati Uniti, perché tanti emigrati italiani hanno bisogno di un soccorso e di un aiuto. Questa sanda, che era malferma nella salute, ha fatto ben 24 traversate dell'oceano per seguire questi emigrati. E che cosa ha fatto? Ha aiutato, non soltanto ha dato loro nella traversata le arance di Rodi per soccorrere nella malattia, ma soprattutto poi ha, ha fatto un, un lavoro straordinario di conforto, di sollievo, di aiuto e soprattutto ha saputo far diventare delle persone eh, buone, delle persone belle che realizzavano la loro vita questi italiani che all'inizio erano veramente trattati come schiavi al, a, lì negli Stati Uniti per i lavori più umili. E lei ecco, un progetto di soccorso per questi eh, italiani, per questi emigrati, era proprio un progetto di invo invogliare i più ricchi, coloro che erano riusciti a farsi una posizione negli Stati Uniti ad aiutare quelli più bisognosi, quelli che erano meno fortunati. Ecco, allora c'è stato questo soccorso, ma dappertutto, in tutti gli Stati Uniti come anche in Sud America. E la cosa bella sua è che non si è fermata mai né davanti alla razza, né davanti alla nazionalità, né davanti al credo religioso. Ognuno, una, ogni persona che incontrava era una presenza di Dio. Ecco, qualcuno ha scritto che questa santa non è ricordata per le estasi, per le preghiere prolungate, ma soprattutto per l'azione missionaria, per il soccorso ai bisognosi. Ci ricordiamo ecco, di questo, anche ai nostri giorni abbiamo tanti emigrati, vogliamo ricordarci della nostra situazione tanti anni fa. Una curiosità, mio nonno paterno ha fatto la traversata ben tre volte per andare negli Stati Uniti e poi è ritornato in Italia, no, però ecco c'era proprio questo desiderio, l'America era veramente l'America dove si poteva guadagnare, dove si poteva diventare ricchi e allora ecco noi eh, dobbiamo... Avere anche questo spirito di accoglienza e di soccorso anche per gli emigrati del nostro tempo. Certamente forse non daremo loro queste magnifiche arance di rodi, ma qualche cosa, un gesto, una delicatezza, un'attenzione è molto bella. Ecco, ricordiamoci sempre che i Santi hanno soccorso i più bisognosi. Tra questi. Oggi vogliamo ricordare proprio questa santa che è stata meravigliosa, Santa Francesca Saverio. Ha preso il nome di San Francesco Saverio perché lei era innamorata di questo santo. Voleva seguirlo nel suo eh, pellegrinare, nel, nella sua missione verso la Cina, verso l'India, ma poi è andata a finire in America. Ma è stata sempre una benedizione per tutti che anche noi possiamo essere allo stesso modo. Va e anche tu fa lo stesso, ci dice Gesù. Buona giornata. Eccoci io sono contento di essere un po' corto perché in mezzo a questi alberi eh, fa bene essere corti. Eh, Vedete eh. che attraversiamo una galleria di arance e Giuseppe si deve curvare e vi vogliamo dire che è veramente straordinario questo paesaggio e soprattutto questi alberi che sono carichi di frutti e pensavo proprio passeggiando di qua sotto che si usa dire eh, si chiama pomodoro no? il pomodoro quello che conosciamo benissimo. Però credo che è, è molto di più pomodoro Doro. l'arancio non è? che è veramente un colore magnifico e soprattutto poi è veramente prezioso. Il, il contenuto delle vitamine no? e vogliamo ricordarvi che ci sono le arance i limoni e anche i mandarini, I mandarini no? in sono regione. questi tre eh, frutti che vengono più o meno dagli stessi alberi e che ci portano veramente tanto benessere e noi vi auguriamo veramente di prendere le arance i limoni i mandarini quelli più genuini e di gustarne il succo, di gustarne il sapore, di prendere anche i profumi, no? perché c'è il profumo, c'è eh, l'aspetto ecco, la, visivo, visivo c'è il gusto, gusto. e c'è il benessere del nostro organismo. È il piacere di una passeggiata. È il piacere: il piacere di stare in mezzo alla natura. E questo vi auguriamo di tutto cuore, dicendovi insieme. Auguri, pace e bene a tutti quanti voi. Pace e bene. Pace e bene.